Benvenuti a quest'altra nuova puntata. Sapete che quando siete stati bambini, quando andavate a nanna, a volte pensavate che c'era il mostro sotto il letto o dentro il vostro armadio. Ebbene, questo sogno infantile è diventato realtà grazie a un titolo per PlayStation. Questo. Se non ve lo ricordate, non avete scuse per saltare questo video. Guardatelo subito. Quando nel 2001 arrivò al cinema uno dei film d'animazione più divertenti realizzati dalla Pixar, cioè Monsters Co., ebbene, quando si tratta di realizzare un film di successo, esce sempre un tie-in videoludico dedicato al film, e infatti, nello stesso anno, arrivò su svariati sistemi il videogioco Monsters Co. L'Isola dello Spavento. Noi vedremo la versione rilasciata per la prima PlayStation. Se si deve vedere la storia, beh, siamo ambientati poco prima del film stesso e durante il film stesso Monsters Co., in cui ci sono Mike Wazowski e James Sullivan, che sono due grandi spaventatori, ovviamente. Ma qua la storia non è che viene raccontata benissimo. Ma vediamo invece da vicino per prima la grafica. Beh, visto che vediamo la versione per PlayStation 1, ebbene, teniamo presente che ci sono delle cutscene che da un lato sono alcune estrapolate dal film che sono realizzate in buona qualità, anche se vanno leggermente più lente rispetto al film originale, ma non è importante. Sono carine. Poi, le parti del gioco sono realizzate tutte in 3D. Le ambientazioni, sì, è vero, sono in 3D, proprio con lo stile del film stesso. Anche se non hanno delle texture praticamente perfette, sono comunque gradevoli. E anche i personaggi sono realizzati tutti in 3D. Certo, teniamo presente che la PlayStation 1 non aveva una potenza molto elevata, ma sono comunque realizzati bene, sono anche abbastanza carismatici e molto riconoscibili. E anche nelle animazioni sono, stranamente, fluidissime. Collect the primordial ooze scattered throughout the room, then scare the remaining three nerves to complete the orientation with a gold medal. Per l'audio, diciamo che abbiamo effetti sonori in grande quantità. Sono tutti molto simpatici e orecchiabili, e anche le musiche di sottofondo sono molto orecchiabili anch'esse, anche se non sono tra le più originali, forse sono un po' troppo ripetitive per questo gioco, vanno bene lo stesso. Poi abbiamo anche un doppiaggio in italiano che è ben caratterizzato. Tra l'altro tenete presente che sono stati richiamati due dei doppiatori originali del film. Abbiamo il grande Tonino Accollo che dà la voce a Mike Wazowski e anche ad Alberto Maria Merli che dà la voce a James Sullivan. Questa è una cosa molto gradita. Se si deve guardare la giocabilità, ebbene, Monsters Co. L'Isola dello Spavento è una sorta di platform tridimensionale. Tra l'altro, noi dobbiamo scegliere, prima di cominciare una partita, o Mike o James. Tanto, qualunque personaggio scegliete, andando avanti nel gioco, vi faranno usare un po' uno o l'altro. Poi la storia non cambia, cambiano soltanto un po' le proprie abilità di salto, di attacco, e anche la qualità degli spaventi, ovviamente.
Fortunatamente prima di cominciare a giocare c'è un lungo tutorial, che tra l'altro è completo, che vi aiuterà a capire come giocare per bene durante una partita, come spaccare le casse anche addirittura, e come fare bene l'arte dello spavento. Per fare bene l'arte dello spavento bisogna raccogliere dei barattoli che contengono una strana melma colorata e ci serviranno per spaventare dei bambini particolari, quindi scegliamolo bene con cura. Poi quando comincia il gioco vero e proprio, le missioni non sono proprio tra le più facili che si siano mai viste, anche se a dir la verità questo gioco è indirizzato a un pubblico più giovane, quindi c'è solo un piccolo problema: non è un gioco particolarmente lungo, le missioni non è che sono tante. Comunque Monsters & Co. L'Isola dello Spavento è un gioco abbastanza discreto, che mantiene molto forte il carisma del film e anche della Disney, ovviamente. E dovete certamente dargli una occhiatina. Certamente i bambini devono giocarci, ma anche gli adulti possono fare una prova. Ci vediamo a domani, amici. Ciao, ciao! Gioia e saggezza.